l'attuale conduttrice del cooking show di Rai, potrebbe prendere una decisione clamorosa. L'altro ieri la prova del cuoco ha segnato un record clamoroso facendo degli ottimi ascolti. Nel dettaglio il cooking show della Rai supera le 1,4 milioni di telespettatori e il 14,50%. C'è da dire, però, che su Rai 2 non andava in onda I Fatti Vostri, mentre Canale 5 riproponeva le repliche di Forum visto che Barbara Palombelli e il suo staff sono in pausa natalizia. Nella giornata odierna Elisa Isoardi e la prova del cuoco confermeranno lo stesso risultato dal punto di vista dell'Auditel. Secondo Dagospia Elisa Isoardi potrebbe approdare alla vita in diretta. Intanto alcune ore fa Dagospia, il portale diretto da Roberto D'Agostino ha lanciato uno scoop clamoroso che ha dell'incredibile. Di che cosa si tratta? Sembrerebbe che Elisa Isoardi vorrebbe condurre il contenitore televisivo pomeridiano di Rai 1, ovvero la vita in diretta. In questo modo la donna andrebbe a sostituire Francesca Fialdini. Quindi se questo suo grande desiderio venisse preso in considerazione dai vertici di Viale Mazzini, l'ex compagna di Matteo Salvini dovrà lasciare il timone della prova del cuoco. Chi prenderà il suo posto? Antonella Clerici ritorna alla prova del cuoco. Stando a quanto riportato dal sito Dagospia, molto probabilmente alla prova del cuoco potrebbe ritornare Antonella Clerici che, in queste ultime settimane ha detto in modo non proprio velato, che ha nostalgia del cooking show di Rai 1. Quest'ultima, inoltre, qualche giorno fa interpellata sul calo degli ascolti ha detto questo. Ci vuole un po' di tempo. Certo io sono una molto goduriosa, molto difficile da sostituire soprattutto per la golosità. Durante la stessa intervista la Clerici ha detto anche che le manca il contatto giornaliero con le persone che le ha sempre garantito la prova del cuoco. Quindi ci sarà questo clamoroso ritorno. I telespettatori non aspettano altro.